Ok, tutto è pronto e per l'ultimo episodio del Capcom Bundle, diciamo, Beat'em Up Bundle. E cosa andiamo a giocare? A Battle Secret, questo è una figata. Io mi ricordo ci giocai quando ero più piccolo sull'emulatore e l'ho scoperto molto tardi. Forse perché, non lo so, forse è meno conosciuto. Comunque è uscito nel 97 ed è l'ultimo gioco arcade, cioè non di Capcom, sviluppato, insomma, l'ultimo beat'em up sviluppato da Capcom per gli arcade. Così ho letto, però infatti dopo successivamente infatti non ricordo nulla, a parte picchiaduro, no? Insomma, i Street Fighter ci sono, eccetera. E siamo su CPS2, come il precedente Armored Warrior dello scorso episodio. E dai, avviamo, sì, poi intanto vi dico un po' di cosette. Molto molto figo. Questo non l'ho mai finito su console, infatti dopo popperà il trofeo quando batterò il boss finale. Il character design è fantastico, ci sono dei boss, mi ricordo, clamorosi. Vediamo se qua ci dà un po' un incipit di background. Comunque loro sono dei bounty hunter, vediamo se lo specifica. Battle for World Domination, insomma, comunque personaggi molto cartoon, molto colorati, insomma, è una specie di... non so, mi ricordo un Capitan Commando più figo, se posso dirlo. Vedi, ecco, devono recuperare questo super disco. Allora il presidente assume questi cacciatori di tali boss veramente fuori di testa. Poi è comunque anche molto più avanzato degli altri perché appunto sta sul CPS2 come Armored Warrior. Esatto, il dottor Saturn, che è il villain di questo gioco. Quindi abbiamo già detto tutto. Parte la demo. Sì, intanto che c'è la demo vorrei dire che ci sono un botto di mosse, un botto di roba da fare. Ogni personaggio poi ha un power up specifico, come vediamo qua. Esatto, noi prenderemo Brian Bruno, ovvero Cyber Blue, che è fighissimo. Se no ero indeciso anche tra lui, come Silver Red, come si chiama? No, Capitan Silver, che è molto allungabile. Vedi, c'ha le mosse tipo di Iceman di Marvel contro Capcom 2, assurdo, non me lo ricordavo. Lui c'ha Defense Up come quella roba lì, insomma, il download. Ah, e non specifica gli altri, sicuramente se lascio scorrere, sì. Poi c'è Yellow Iris, volevo dire, quella che la gatta gialla è usata come costume alternativo su per Felicia su Marvel contro Capcom 3. Comunque dai, senza che stiamo ecco, sbaglio sempre. Senza che stiamo ad aspettare, iniziamo. Poi c'è anche Pink Ostrich e anche Alien Green, bellissimo. Ecco, Yellow Iris. Ma noi prendiamo Cyber Blue. Eccolo, noi siamo proprio da Dottor Saturn. Ah, ti abbiamo circondato, Dottor Saturn. Arrenditi, non mi lascia altra scelta e buona. Prendetelo invasore, esatto. Poi maestro indiscusso. Ah sì, perché era che ho giocato a tutti i titoli, infatti questo non l'avevo ancora. Ecco, Battle Download Gauge e non so come si installa. Vedi, su giù posso fare questo uppercut, poi con salto e giù, vedi, attiva una specie di pugnale dal ginocchio. Poi che altre mosse ci sono? Contenendo premuto, ce n'ha una lui, mi ricordo. Ecco che non l'ho fatto in tempo. Perfetto. Vabbè, questa è una specie di intro tutorial. No problem. Ok, abbiamo trovato Dottor Saturn. Prepara la mia ricompensa, Harry. Buon lavoro, perfetto. Beh, è finito il gioco, abbiamo preso Dottor Saturn. È stato un gioco da ragazzi. Prossima volta falla che sia una sfida, no?
Sì, ah, c'è la coin gouge. E cos'è che serviva? Ah sì, poi c'erano. Ah, ecco cos'è che c'era. Tra uno stage e l'altro puoi comprare delle mosse come in Devil May Cry, per dire, bellissimo. Ok, un'altra taglia. Ok, sarà mio. Eccolo qua. Hyper Tornado, ma questo ce l'ho già, l'ho fatta prima. Questo cos'è, una specie di flash kick di Guile? Non me la fa vedere? Eh sì, una specie di cross cutter. Bello questo dall'alto. Beh, proviamo Giga Crash. Ah, più vita, bellissimo. No, cavolo, non c'è il tempo, vedi? Vabbè, meglio risparmiamo per dopo. Guarda questi, oh, sono tipo i Teletubbies. No, però me la fa lo stesso il tornado, non so perché, vabbè. E addirittura 3, come si dice, spettatori contemporanei, vabbè, saranno i soliti. L'attacco Mega Crash, comunque sì, gli attacchi ce li abbiamo tutti, solo che si possono potenziare evidentemente. Ecco la bombetta. Quindi meglio prendere i danari che sembrano riciclati da Night of the Round, però la fanno salire comunque. Questo si può giocare fino in 4, mi sa che è l'unico della collezione che permette questo, non lo so. Ecco, se carico cos'è che fa? Ah, bello. Ah, c'è un commento, adesso faccio in modo di leggerlo, eh. Comunque, se sembra che come dire, i nemici non siano per niente coerenti tra loro, però a questo stage appunto dobbiamo andare in una discoteca. Panozzo, che come al solito ci ristora la vita. Come si fa il flash kick? Così. Ok, siamo allo stage. Hello baby, guess. Ah, sono dei cacciatori d'Italia, quindi si pavoneggia per dire che sa benissimo che lo stiamo andando a prendere. Sì, infatti mi ricordavo c'era un pseudo Elvis. Ok, io sono in modo, posso vedere i commenti, i prossimi li potrò vedere tranquillamente. Se volete riscrivermi. Ok, combo. Ma non fa niente. Che attacchi fa? Zompa in giro. Ah, ecco, fa qualcosa di interessante. Vabbè, si è velocizzato adesso. Non so se conviene più fare. Ah, ok. Il flash kick si fa con la combo normale. No problem. Non ho mai sentito di Elvis menare in un cyborg ragazzo ad un suo concerto, e invece sì. Cosa mi hanno lanciato? Ah, e questo è il disco che cercavamo, che il presidente ci ha dato, esatto. Quel disco è. No, però giustamente, ecco, sì, non ci mancherebbe altro che il dottor Saturn tornasse, ecco. Ma chi è questo? Questo è il suo aiutante. Ciaone, e se ne va. Ok, adesso possiamo potenziarcelo. Prendo. Stavolta devo fare per veloce. No, questo non lo posso prendere. Ok, basta questo.
Poi cosa volevo dire del gioco? Ehi, restituiscimelo. Che sì, di solito la gente fa similitudini tra questo e Alien vs Predator, sempre della Capcom, che ricordiamo non c'è in questa collection secondo me per questioni di diritti, però ci credo visto che comunque ha lo stesso periodo, siamo nel 97 stavolta. Ah, quindi sì, io posso mettere altre mosse durante la combo, giustamente. Cosa fa? Ok, se premo avanti fa la close, una specie di close line. Se invece sto fermo fa il flash kick. Perfetto. Let's go. Comunque sì, ci sono degli elementi secondo me presi da altri giochi Capcom. Queste sacchette di monete le abbiamo già viste. Come anche quei barili di prima. Io posso caricare ancora di più? No, Black Elephant. Ecco, ho fatto l'attacco Mega Crash, che è il solito attacco che consuma la vita premendo attacco e salto. Oh, sto robot. Mi manca poco, a posto. Che non mi fa prendere le cose? Ah. Si vede che si era già innescato. Ah, qui sono gli amici di Elvis, i motociclisti. Ho detto Johnny. Oh, bella, pure una sessione. Come abbiamo visto anche su Armored Warrior, tra l'altro, tipo bonus stage. Oh, tempura, ottimo. Ma posso sparare altre cose? No, posso saltare. Adesso leggo, che so, un momento un po' concitato. Se sto più vicino, faccio più danno. Perché non deve caricare. Finché c'è da saltare così, bene, se no fai quel livello impossibile di Battletoads. Vabbè, sembra abbastanza lenta la cosa. A posto. Chi arriva adesso? Non mi si connette più alla chat. Cioè, mostri fuori di testa, bellissimo. Barbara, giustamente, lei. Sì, può darsi che il dottor Saturno si sia suicidato. Ecco, questi, cioè, questi piroette, I love you, qual è che c'è scritto qua? Non si capisce. Sempre con questi alieni con gli occhietti. Comunque i personaggi sono veramente fighi. No, no, sono confuso. E devo premere start. Sì, sempre Cyberblue. Non so come si faccia l'install, quello per aumentare l'attacco. Quello infatti lo dovevo leggere, però non mi ricordo. Quasi che è più comodo giocarci col digitale che con l'analogico per fare certe mosse, no, vabbè.
classiche motociclista e cyberpunk di quel tempo, che hanno solo la giacca e non i pantaloni, un po' come Ghost in the Shell. Attacco Mega Crash. Eh certo, ma ha counterato, ottimo. Un altro balordo catturato. No problem. Sto commettendo un crimine colpendo una donna, ma penso sia un alieno, quindi è tutto legit. E poi siamo in un... in una terra alternativa. Ecco, Saturno è scappato. Devo tornare in ufficio. Vediamo un po'. Tanto ci potenziamo. Questo lo potenzio. Cyber Cannon devo trovare. Questo è fortissimo. E va bene. Niente, non c'ho più danari. È un crimine razziale, esatto. Lui fa finto tonto, secondo me. E addirittura un floppy che conquista il mondo. Sì. Bisogna ritrovarlo e distruggerlo, perfetto. Ecco, siamo infiltrati. Rob, che fantasia. Adesso fa anche più danni questo, oltre che con un effetto più bello. Poi cos'è che abbiamo con l'attacco? Eccolo, questo. Un dive kick poderoso. Ma quindi qua un po' più lo uccidi con mosse particolari, più monete si prendono, mi sa. Potrebbe essere un precursore di un Devil May Cry in questo, per questa meccanica. Dorian, il grande Dorian. No, cavolo, era scomparso. Questo sicuramente in 4 è una figata. Però dalla prossima volta giocherò da PC, perché abbiamo finito questo format, che anche troppo tardi l'abbiamo finito. E poi vedremo un sacco di roba bella sul MAME che qua non hanno rimesso, magari. E non hanno più ripubblicato, che giustamente non conviene, oppure non c'è questo tipo di mercato. A cosa giocherò? Sul computer c'è l'emulatore della sala giochi, il MAME, no? Per chi non lo conosce. E possiamo quindi giocare a giochi simili a questi, ma... no, simili a questi, sì, di questo tipo. Beat'em up, picchiaduro, però possiamo spaziare. Quei qua erano tutti picchiaduro a scorrimento, invece si può spaziare anche in avventura, gare, quindi racing, quindi vediamo, non so, Outrun, un classico. Violent Storm, bellissimo, che tra l'altro l'episodio l'avevo già registrato, ma non mi si sentiva il microfono, perché non l'ho pubblicato, peccato. Poi magari qualcosa di simile a Metal Slug, quindi anche spara tutto, scorrimento con navicelle o senza. Però eviterei i più classici, perché ormai li conoscono tutti, anche chi magari non è avvezzo. Voglio far vedere proprio, mi piacerebbe far vedere giochi proprio tipo questo, che sono molto belli ma non sono molto conosciuti. Paradossalmente il primo di questa collezione, Final Fight, è quello più famoso, però anche quello più arretrato tecnologicamente, ma non per questo un capolavoro.
Barili, a proposito di Final Fight, ecco i suoi barili, sembrano. Questo è Dorian verde, praticamente. C'è il trick che se io lo tengo fuori o mi può colpire. No, aspetta, lo faccio venire. Ok. Ah, lo incendia pure. Questo cos'è? Si può spaccare, no? Insomma, non sono molto vari i cattivi gli sgherri del dottor Saturno qui, eh. A 500 forse riesco a prendere, come si chiama, quell'attacco figo. Questi giochi sono bellissimi, anche a me piacciono molto, però magari giocarci adesso ha perso il senso, magari perché abbiamo crediti infiniti, però sono comunque divertenti da fare insieme. Peccato che al mare non ci siano più, si è persa un po' la cosa. Poi ultimamente stavo vedendo un cartone animato che proprio parla di quei tempi che High Score Girl, High Score, come no, punteggio alto girl, no? Che parla proprio di quel periodo e fa vedere anche un sacco di giochi, soprattutto picchiaduro dell'epoca, e il protagonista e la protagonista crescono assieme all'evoluzione dei giochi, quindi bellissimo, mi piace un sacco, mi è piaciuto. Ecco, Dr. Saturn ancora, che è un po' il Dick Dastardly della situazione. Octopus Chew, e chi sarebbe? Ah, beh, e l'uno non l'abbiamo mai visto. Ah, beh, è stato ciaccato così. Infatti, come dicevo prima, rispetto a Capitan Commando e Alien contro Predator, questo è molto più fumettoso, no? Infatti dice la gente che si schiaccia, manco fossero i Looney Tunes. Quindi c'è, cioè, il mood è molto più, come posso dire, cartunesco, ecco. Grottesco anche. I missili dove cadono, perfetto. Oh, pezzo di latta. Oh. Cominciano a diventare abbastanza svegli. Oh, stordito. Ok. No, dov'ero? Ah, qua si può fare anche la corsa premendo due volte giù o due volte su, quindi che mi piace un botto quando è così, perché è molto più dinamica la questione, ecco. Ah, ok. C'è anche l'attacco in corsa che è proprio un flash kick in allungo. Ok. Lo so, il robot è impazzito, infatti. No problem, dice Cyberblue, che si chiama Brian Bruno, ricordiamo. Io volevo vedere chi era il compositore, però non mi ricordo, sinceramente. Lo riusciremo a prendere questa volta. No, chi sta arrivando? Out Johnny, cioè praticamente ancora mi stanno cercando per Johnny che doveva essere l'Elvis, cioè in verità sto facendo tutt'altro, cioè fighissimo lui che è un cavaliere su delle lumache cavallo, non so, molto figo lui. Allora, intanto volevo scrivere una cosa, ok, questi video io volevo comprare, no, l'Elt non mi interessa, Cyber Cannon, che è una specie, sembra la Duken di Ryu sui Versus Series, ok.
Mister Zipang. Ma che cavolo è? Non sto bene capendo chi siano queste persone. Ah no, beh, pensavo che mi avessero preso, invece mi hanno solo stordito. Ah no, ok, questa è la prigione. Oh! Via, ah beh, ok. Non avevo visto ci fosse il vetro. Dai, veloce. Posso usare il Giga Cannon appena acquistato. No, no, non c'è tempo. Dai. Ok. Ah beh, era solo un bonus stage, però insomma. Non era così simpatico. Sono in. Ah, in Delete Prison Camp. Ah, il compositore è Siun Nishigaki, però non mi ricordo cosa ha fatto, sinceramente. A so, è vero. Si passa dai Looney Tunes a so. Oh, Ale. Mi potresti guardare cosa ha fatto Nyun col compositore? Nyun, no, Siun con la Y Nishigaki, così almeno me. No, senza che lo cerco. No, scherzo, se non hai voglia no, perché non mi ricordo. Me lo scrivi in chat se c'hai voglia. Sì, esatto, come l'hai scritto. Se ha fatto altri giochi di quel tempo. Questo è Battle Circuit, ricordiamo. Ok, vado, grazie mille. Qui c'ho supporto tecnico oggi. Di sicuro ha fatto. Non so, può essere lo stesso di. Perché c'ha dei suoni, cioè delle musiche molto particolari, di vario genere. Non so se è lo stesso magari di altri. Ok, un po' di cash. Queste mine, perché stavo guardando un'altra cosa, ok. No, infatti mi ricordo quando ci avevo giocato più da piccolo. E che mi piaceva sto sistema delle monetine, peccato che appunto è un gioco che però finisce. Chi è lui? Ah, Arnold, certo. Quindi Super Street Fighter Battle Circuit e Street Fighter Alpha 2. Ah, beh. Quindi quelle del Super Street Fighter non erano fatte dal solito. E Street Fighter Alpha 2, la serie A, infatti si potrebbe stare, non ci sono musiche stile Alpha 2. Ottimo, questa è una curiosità interessante. Ah, Echo Fighter anche, Echo Fighter, non avevo letto. L'ultimo che ha fatto è Dino Crisis. Ah beh, pure per Dino Crisis ha fatto le soundtrack. Può essere anche Marvel contro Capcom 2, perché ho letto che c'è in uno stage. Più avanti c'è una canzone similare, però può essere che era solo un caso, oppure magari ci ha lavorato. Ecco, pensavo di essere morto. Va bene. No, beh, non importa, adesso lo vedremo quando arriviamo allo stage giusto. Perché non mi ricordo a che stage siamo, sinceramente. Cioè, boss è sempre più assurdi qui. Poi non è che sì, che hanno nomi standard, lui è Dave, tranquillissimo. Ok, non ha fatto Marvel contro Capcom, ok, non importa. Allora era solo una similitudine quella che avevano notato. Io volevo capire come si. Ah, eccolo, infatti con salto e pugno e. Cioè l'attacco Mega Crash in salto devi fare, quindi attacco e salto mentre salto. Quindi lui c'ha questo install che
che lui è il protagonista, gli dà la potenza, ad altri magari dà la velocità e ad altre caratteristiche. Perfetto, bellissimo. Ce n'ho tre, ecco cos'è quella mezzaluna vicino al ritratto di Cyberblue. Dai, stupida lattina, arancione. Sì, esattamente, Dave è proprio uno scherzato. Guarda, arriva un UFO, quello ti dai bonus? Sì, un po' di frutta. Che fa bene, mi raccomando, poi estate. Se giocate i picchiaduro al mare, idratatevi bene. Perfetto. Poi questo stage sembra quello sì, dai Dino Crisis, di Cadillac and Dinosaurs. Eh sì, è lui che gli è stato consegnato il dischetto, vero? Ah no, era quello che parlava con il cavaliere. Questo cos'è, un platano o è un banana? Ok. Sono andati via? C'è rimasto. Ah no, ok. Go, go. Cioè, guarda che stronzi che ci mettono queste trappole. Infatti questo sembra un po' una compilation di tutti i pericoli, bonus, sprite, di tutti i picchiaduro che abbiamo visto fino adesso. Ci sono anche un po' lì. Per esempio, in questa collection non ci sono i giochi di D&D che erano sempre della Capcom, appunto sempre per questione di diritto non li hanno messi, che sono due, cioè D&D Tower of Doom e Shadow Over Mistara o Mistar. Come si chiama questo tipo di scimmia? Il babbuino? Quindi c'è un esploratore sopra un babbuino. Eh sì, infatti sto gioco è fuori di zocca. Son mandrilli, ah. Tipo Rafiki, no? O Rafiki è diverso. Poi si sdoppia, ma con quella cosa per colpa di quel marchingegno. Sì, questo comunque è il più fuori di testa di tutti quanti. E che c'è un po' di tutto. Ah, sono cattivissimi. Rafiki l'avrebbe ucciso al povero Simba, lo so. Infatti il leone non è così accurato. Ah, quindi qual è quello fake? Quello colomba che lampeggia? Ah no, quello vero è quello colomba che lampeggia, perfetto. Ah, ok, entra lo stesso se io faccio sto attacco. Oh, schiantato. Oh, vedi, comunque con la chat attiva si riesce a parlare di più, giustamente. Se no io lo faccio in orari assurdi. Adesso cambierò orario. Mi guiderà dalla feggia questo portale. Oh, solo così pochi soldi. Allora, dai, prendo più vita. Dai, aumentiamo la vita. Anche se avendo crediti infiniti non serve a molto. Ecco, stage 6. Qua dovrebbe essere la musica similare a uno stage di Marvel contro Capcom 2. Questo è Fujiyama City, il quartier generale di D'Elite. Forse più avanti c'è quella soundtrack. Ecco, oh, bellissimo adesso. Le motocicliste sexy cyberpunk. Ouch. Cioè lui con la mano tira su tutto, praticamente è più grosso lui che... Sto robot dove l'ho già visto, assomiglia, sai quale? A quello di Contra 4. Che c'ha questa testa un po' così. Sto elmo. Oh no, c'è di nuovo Arnold, mi sta molto simpatico lui. Che è una persona molto intelligente, sembra.
Vedi anche dal cranio, sì. Poi sarà parente di Goro che c'ha quattro braccia. Questo, sì, loro sono indubbiamente il mio sprite preferito. Oh no, sono colorati. Sono i Power Rangers. Ah no, sono proprio i boss. Ketty, com'è che si chiama? Un po' come accade in Strider che ci sono le tre marzialiste. Betsy, vabbè, immancabile Betsy. Vabbè, c'hanno solo la giacchetta e basta praticamente. Si vede che è caldo in questa cina Fujiyama City. Ecco, Betsy è fuori dai giochi. Io non ho capito se le ruote sono energetiche. Ah sì, non è che sono a forma di lame, no? Sono che sarebbe che quando gira dà quell'effetto grafico. No, l'alieno. L'alieno è una specie di quelli, tipo di quelli di Golden Axe. No, sono troppe, fugge il nostro eroe. Oh, no, era bella la casetta. Questo tipo di barche sono di solito sul fiumiciattolo che sta ad Otombori a Osaka. Poi quando ci sono stato io non c'era. Sì, questa è una città pseudo giapponese. Comunque la Wikia dice che è ambientata in una realtà alternativa. Beh, ma anche se fosse stato. Ah, giustamente loro senza elmo sono sono un amico di Arnold. Niente, ripara tutto. Invece sto pezzo mi ricorda Warrior of Fate, quindi diciamo questo epilogo è un po' una collection di ricordi. Che è quel livello che tu saltavi sulle barche, poi una volta eravamo in Cina. Ah, questi muoiono così. Voglio provare. Quanto lo devo caricare per fare raggio grosso? No, questo lo fa mini, invece se carico ancora, no, vabbè. Oh, bellissimo lui, chi è? Ah no, è lui poi, è quello che stavamo cercando. Non l'avevo riconosciuto senza la sua biga. Ma chi è questa gente? No, non sto capendo. Sono dei samurai a bordo. Però non è lo stesso di prima, questo sembra la parte sotto del robot. Samurai, come si chiama? Cyber Samurai. Dai, vuoi che non si fonde? Eh sì, veramente, sto gioco è veramente un trip. Comunque poi dalla prossima volta metto la chat a schermo perché su PlayStation mi sta scomodo e poi dopo lo carico su YouTube, però rispondendo faccio capire la domanda. Manca solo un cuoco italiano che lancia la pizza, non lo escluderei. O comunque un cuoco sicuramente ci sarà, spero. Cosa fa? Immaginavo, si fonde con quell'altro. Ah no. No, Arnold, cosa c'entri tu? Io voglio provare a fare il raggio. Quanto deve caricare? Ecco, ora ce l'ho, perfetto. Devi diventare viola. Ma non toglie molto, mi sa. Però almeno è tutto schermo. Esatto, anche io ci stavo pensando, io il nostro amico Arnold.
No, ho skippato un dialogo importantissimo, sicuramente. Cosa sta succedendo? Niente, ha chiamato le sue cavalcature. Sono delle capre lumache, tipo. Comunque, sicuramente più bello di Thor Love and Thunder, questo. Cioè, se c'è un film su questo, mi sarebbe divertito parecchio. Eh sì. No, non toglie veramente niente questo. Cioè, anche tipo questo che è colto raggio. No, vabbè, toglie Zipang, ok. No, questo è ingiocabile, cioè, con queste sferette, non so come. Oh, porca miseria. Dai, per favore. Sto. Non mi vedo neanche più, ok. Perfetto. Poi è uscito anche Capcom Fighting Collection, che anche quello è da vedere, da streamare. E niente. Ok. No, l'hanno mandato su Pluto, maledetti. Nelle nuove Ande. Ok, sarò lì. Ecco, è arrivato all'ultimo commento, invece è uno spam. Vuoi diventare famoso? No. O forse sì. Questo cos'è? Extend cosa? Non si capisce. Vabbè, posso comprare solo questo. Poi sì, exit. Ok, questo forse è l'ultimo livello. Sì, infatti mandate via lo spammer, però cioè almeno guardasse, invece no, commenta e va via. Oh bello, cazzo, molto più forte l'attacco Giga Crash. Infatti è Giga, non è Mega. Di lanciafiamme fissi. Gli altri spettatori non so chi siano, perché adesso comunque siete solo in due. Forse erano gli altri del gruppo a cui l'ho linkato. No, Barbara ha portato un'amica, anzi due amiche. Comunque, oh, donne. Sta tripletta di boss colorati diverso due volte già. Sand, Azura. Tempura, no, quella tempura è la tempura. No, lei è troppo bella. Qui sarà morte per Snu Snu. Volentieri. Comunque molti effetti grafici, vedo anche quando Barbara spara, sono tipo di Iron Man di Marvel contro Capcom, sono quasi sicuro. Ma sono già state sconfitte, ma non come mi sono reso conto. Ho raffatto il più possibile. Vicolo cieco, dov'è il sistema Shiva? Ah, chi l'avrebbe mai detto?
C'è qualcosa sottoterra. Oh, va? Va, chi c'è? Ah, beh, perché giustamente lui ha il dischetto e poi lo deve inserire. Ah, beh, nel senso, è sempre il suo robot. Ah, stavolta hai tutte e due contemporaneamente. Penso che è l'Octopus 2 o 3. Ah no, Mark 3 stavolta, vedi. Allora la lore è giusta. Però se sconfiggo lui, mi sa che non c'è bisogno che sconfiggo anche il Mac. Ah, che combo. Comunque dovremmo essere verso la fine. Potenziamo. Infatti questo sistema non l'ho riletto il moveset, ma mi ricordavo dall'ultima volta che ci avevo giocato che in aria, premendo i due tasti, attivi il download Gauge lì, cos'è? Non si riesce a capire, è un po' egizio, un po'. Sembrava il piatto, sembra più orientale, non lo so. Vabbè. Cos'è? Da cosa è stato trainato questo piatto? Non capisco. C'è una statua bellissima dietro, poi ci sono i classici robot del dottor Saturno. I suoi sgherri a quattro braccia. È un topo, tipo. No, non ci sono arrivato. No, cavolo, questi doppi pugni si fanno sentire. Ah, per questo poteva togliere un po' di più. No. Sono morti? Sì. Topo baffuto, portami su. Questi proprio scandalosi. Sono belli. Ok, buon. Ciao Ale, alla prossima. Tanto noi finiamo Battle Circuit. Eccoci qua, chi è il boss? Com'è again? Non me lo ricordo. Ah, sì, forse. Allora provaci. Ouch. Power up. No, anche lui. Forse lui usa il power up di tutti i personaggi perché è diventato blu come me, magari. Oppure perché me l'ha visto usare, non lo so, vediamo. Se cambia, ok. Non ho capito cosa lancia, c'ha un braccio. Yeah.
Ok, è tornato normale. Poi in verità gli altri personaggi hanno delle mosse che si fanno con comandi diversi. Sì, sta usando tutte le install degli altri personaggi. Infatti non subisce il contraccolpo, c'ha come se avesse armor. Vitality up. Oh, ma stati fermo. Questo potrebbe essere personaggi di One Piece anche. Yes, show your moves. Infatti lui è un po' un Capitan Falcon. Un Capitan Commando evoluto. Cash, cash, cash. Oh, ma ho preso anche una vita, è incredibile. Oh no, Human Control Program. Cosa dovrei fare? Non c'è scelta, bisogna distruggere il sistema. Toh, un calcione a posto. Però adesso c'è l'autodistruzione. Let's go. Ah, qua Saturn, qua. Ah, poi vedi, lo salva perché è bravo. Ah, era finito così. Questo era il boss finale. Non so perché mi ricordavo diverso. Ma lui è sospetto. Sono contento che sei tornato così presto. Prego. Ma per favore, entra dalla porta principale. Siamo quasi morti, quindi non scassare. Fighissima sti illustrazioni. Qua mi sa che se giocavi in 4 erano tutti appoggiati da qualche parte. Giusto. È un personaggio molto figo, peccato che non è riapparso. Forse su quel crossover per 3DS con Namco. Quella roba lì, come si chiamava? Project X Zone, mi sa che era un aiuto di Capitan Commando, mi pare di aver letto, però non l'hanno più rimesso nei Versus Series o altre cose, però secondo me sono molto fighi. Cioè, paradossalmente, Yellow Iris, la donna che vediamo lì sulla colonna di destra, lei, come ho già detto, è un costume alternativo di Felicia su Marvel contro Capcom 3, quindi lei in versione super grafica, in una versione 3D fatta bene, la possiamo vedere, ma degli altri personaggi non v'è più traccia, purtroppo. Ecco, BGM Sion, quello che dicevamo prima, che ha lavorato anche su Alpha 2 e Echo Fighter e Super Street Fighter. Echo Fighter, guarda, ma qual era? Sai che non ce l'ho presente proprio. L'ho googlato adesso, sai che forse non ci ho mai giocato. Cos'è, uno sparatutto a navicella della Capcom? Mi sa che toccherà giocarci nel format dal computer col MAME. Oh, che succede?
Ah, inseriamo il nome. Come al solito Dan, giustamente abbreviazione. Però io lo leggo Dan, perché è più bello. Game over, e questo era l'ultimo episodio, quindi l'ultimo gioco del Beat'em Up Bundle. Se non avete visto gli altri, vi consiglio di recuperare. E qui sono Giga King, che è il titolo massimo. E spero vi siate divertiti, recuperate gli episodi vecchi. E su YouTube, Daniele Montesi Yamazuma, per poter vedere gli episodi vecchi in differita. Vabbè, comunque l'ho collegato a Twitch, nel senso che sul menu c'è, sulla home del mio profilo trovate tutto. Ecco, infatti tutti lì sono appoggiati alla scrivania come previsto. Poi c'è, infatti, molto belli gli altri personaggi anche che non abbiamo visto. Magari lo potremmo riprendere sul MAME, oppure sempre qui quando invito degli amici che in un orario dove non lavorano, ok? E quindi niente, detto questo, col jingle di Battle Circuit attivo stavolta volontariamente questo menu e ci vediamo alla prossima per il nuovo format. Adios!